Buongiorno ragazzi, questa è un'applicazione ultrasuoni, vediamo se la sente Lucia, metterò il livello bassissimo, ok? Aspetta, chiudo il telefono, però l'applicazione rimane aperta. Chi è? Io. Buongiorno. Buongiorno. Beh? Ti devo lavare i capelli. Che stai facendo? Mi scusate, prima. No. Lucia. Eh? Lucia. Ah, veramente? È stata la canzone. Oh, ciao. Allora, abbiamo tolto la musica. Beh, allora stavi lavando i capelli, hai detto? Mi devo lavare i capelli, se mi fai lavare. Ti stavi lavando già i capelli? Ancora no. Io sono io. Non ci interessa, non lo so. No ragazzi, oggi ho fatto proprio schifo oggi. Bravo, solo oggi. Benedica, stai facendo schifo da una settimana. Ho mangiato più. Prima che venisse Lucia all'1:20. A tradimento. Due pizzette. È venuta. Subito ho mangiato pasta e cavolfiori, che già i cavolfiori sono pesanti. Un bel piattone si è mangiato. Il vino è sceso. Il vino è sceso. Poi mi sono andato a fare una mezz'oretta. Mi sono alzato, ho sceso il cane. Sono salito e mi sono fatto altre due pizzette. Perché c'aveva fame. Poveretto, da quanto tempo che non mangi? Da 8 ore. Sì, 8 ore. Lo mangiavo, che lo mangiavo. Ma che cosa stai dicendo, 8 ore? Stamattina hai fatto colazione. Alle 8. Bugiardo. Ecco. 9:30. Luna. All'una hai rimangiato. Alle 2 hai mangiato. Alle 3 hai rimangiato. Comunque. Sto panzone. Comunque. Cercami. Non te ne sei accorta. Che cosa? Ecco, ora sì. C'è chiacchiere. No, te lo giuro, perché prima non l'hai fatto. Era attivo, Ira. No. E vabbè, sì. Oh. È perché stava la musica e non si sentiva. Perciò, io sento tutto. Sì, ma quando è la musica, sì, perché quante volte lo fai a tradimento? Io l'unica cosa che sento è quando mi schiacci le palline. Va bene, ora potresti uscire che mi devo lavare i capelli? No, devi salparle qua. Allora, ciao. Vabbè, ragazzi. Si va. Uè, aspetta, mi devi mettere prima un coppino di pasta. Un coppino. Aspetta. Chiama si mette. E ora io abbellisco con queste. Con questi petali. Tu in cuppina. Wow. Niente ragazzi, stasera è serata proprio di balli, di danze e di matrioshka. Di matrioshka. Barum? Tequila bombo. Tequila banane bombo. Tequila banane bombo. Ho letto il commento di Ettore che mi ha detto che le banane con la buccia nera non vanno mangiate perché sono nocive. Barum! Che si dicono che è matura. Non lo so. Anche a noi ci è arrivato l'orecchio che quando è matura, però non sembra se il frutto all'interno era buono. Morbido. Cioè, infatti, non era avariato, no. Cioè era buono. E poi Ettore, la cosa del pompelmo, non mi piace. Non mi sento pronto a questi gusti forti. Non mi piace sentire lo strizzo delle tonsille qui. Che si arrizzano. Comunque, tornando a noi, stasera è stata una serata danzante stasera. Poi al massimo vi faccio. Vabbè, no, non si possono vedere perché sono cose private. Però vi faccio vedere il video nostro, dai. C'è il video nostro? Il video nostro potete vedere. Praticamente noi tramite il gruppo su WhatsApp ci siamo. C'è stata lanciata una sfida e noi l'abbiamo colta. Sfide su sfide, perché
Mia nipote ha fatto il video con il fidanzato, con il compagno, che ballavano. E ci hanno detto, ma la sfida tocca a voi, che sarebbe noi, Andrea e Giusy, la madre, il padre, il fratello e la sorella, e anche i genitori di Lucia. Noi abbiamo fatto la parte nostra. Poi mancava un restante, e il restante ha continuato a fare video. E dai, siamo divertiti. Sì, dai, ci poteva stare. Ci siamo divertiti, poi sono stati anche fatti duetti vocali. Lì gli Abeliani non ho voluto io entrare dentro perché poi, cioè, vincevo a tavolino. Mi piace, a tavolino. E comunque! Ma poi vai a mangiare quella pasta con la forchetta? Così. Ma dai, che quella è un tipico. È una tipica pasta che va mangiata col cucchiaio. No. Good. Beh, io mangio. Anche io, buon appetito. Good appetit. Good appetit. Noi ci diamo i baci di nascosto. Di nascosto, però davanti alla telecamera. Mi sta spingendo perché si deve mettere lì. Ciao. Ehi, stiamo vedendo dollari al volante. No, ma questo lo cambiamo. Il dollaro ci va. È così, è tutti i giorni così, è Gonzalo Maria dice, solo quelle parole dice. Ciccio, io so. Ragazzi, oggi è tornata dal lavoro. Aveva un capoccione enorme. Che capoccione! Avete presente quei. Non lo so. Quelli che facevano nell'Ottocento lì. Che avevano una parrucca grigia. Così. Vabbè, avevo ragazzi i capelli sporchi. Sembrava il piccolo Mozart, però col capucchione. Cioè, era così. Così, vabbè, l'avete visto, no? Però sapete che qua era sproporzionata, cioè aveva un capocchione. Allora posso spiegare perché sennò sembra. Sì, avevi i capelli sporchi. Sì, i capelli sporchi ce li avevo legati e quindi faceva spessura. Non li avevo mica sistemati, stavo in casa quindi. Stavo in casa e quindi voglio dire, no. C'avevo i capelli, però intanto io me li sono lavati, li sono pure sistemati, lavati. Li sono sistemati e quant'altro, stanno bene. Invece tu, anche puliti, lavati, c'è lo stesso il capucchione. Perché guarda qua che... sciocco, guarda qua che capelli. I capelli, sì. E i capelli, sì. Comunque, camomilla time. Sono mezzanotte e mezza. È già tardi perché io devo andare a Ninna che domani sveglio presto come al solito. Domani c'è un bel po' di cose da fare. Speriamo che le fai tutto. Vabbò. Ti devo lasciare i documenti, sennò me ne vado io con i documenti tuoi. Brava! Vedi? Brava! E come vedi va a prenderti poi i documenti? Col pullman? Brava! L'importante è vedere anche per il documento a mano. E niente, a lei gli scade la carta d'identità. Veramente è scaduta.
giorno 6. Vale. 10 giorni. E devo vedere se vado io a ritrovare quella sua, ma non no, credo. No, ma più che altro vedi i giorni che sono aperti di pomeriggio. È da vedere se riesco a farla io al posto suo. Al massimo solo se dovessi farmi una delega. No, non credo che te la fanno, perché là bisogna firmare, non credo. Firmare sul documento, che... si firma sul documento. Firma anche. Com'è? Si firma sul documento, mica no, ti no, no, non la faccio io. Lo so, però almeno ti informi quando sono aperti. Mm. Gli orari di pomeriggio, così vediamo. Comunque, un abbraccione anche a... Non attenzione. A Fra Make Up, che ha detto che certo. C'è una piccola preghiera per noi. Grazie. Grazie Fra Make Up. Comunque io feci una richiesta un po' dietro. Anche a Fabio Drummer. A Fabio Drummer. Dissi. Anche in privato. Mandateci una foto vostra. Una... Non lo so. Giusto per avere, come si dice, un feedback. Giusto per avere un riscontro, voglio dire, quando parliamo con voi, nel senso che vi nominiamo, abbiamo la persona di fronte. Un volto che si dai, chiunque voi siate, non ci interessa se avete, non lo so. Noi ce la mettiamo la faccia, fin troppo. Anche in privato, se andate su Facebook, su SL85, messaggio privato, mandate la foto. Rimarrà privata la cosa, se non volete, cioè dai, non è che facciamo le bambinate che le postiamo, lo vediamo. Ok, allora so che quando vedo Fra Make Up ci si immagina nella nostra mente il viso di Fra. Anche agli altri, gli altri, a chi certo, vuole certo. Niente, stiamo bevendo la con un pass. Ma basta, vedi che è più chiaro. La vela è diventata bianca. Ma sei zitto che diventa più chiaro. Fai così. Guardate, ci ve male. Si scioglie un po' di vino. Guardate, le vene. Batte. Forte. Pulsa. Stasera ci stava Gigi D'Alessio. A Taranto. Il bordello che stava in macello. Il macello proprio. Al Palamazzolo di Taranto. C'era Gigi. Vi dico la verità. Io seguo Gigi D'Alessio perché è un cantante che alla fine fa belle canzoni. Uh-huh. E io scommetto che se Gigi D'Alessio va a scrivere anche 3-4 canzoni in anonimato ad un cantante che adesso va di botto, no? Tipo L'Amoroso, Le Mamarrone. Io credo che nessuno faccia caso che sia una canzone di Gigi D'Alessio, perché l'ha scritta Emma Marrone. Però poi se si va a scoprire che l'ha scritta Gigi D'Alessio, come una cosa, uno critica Gigi D'Alessio perché è napoletano, sì. Perché fa le canzoni... È vero, sì, ti ho capito il giorno. Però io credo che se Gigi D'Alessio andrebbe a scrivere una canzone in anonimato, senza far sapere che è lui, sì. E poi dicendo che è stato lui... Io credo che, tipo Vasco Rossi, no? Cioè, ha fatto la canzone mo. La 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 la. Oddio. Solo tre frasi. Sono orecchiabili, Sono. Dice solo tre frasi, praticamente. Sono ripetute. Sì, vabbè. Cioè, io non amo. Non disprezzo Vasco Rossi. Io non amo. Perché a me parecchie canzoni mi piacciono Vasco Rossi, anzi. Sì, io personalmente non amo. Sentire Vasco Rossi. E non capisci niente. Preferisco altri cantanti. Non sto dicendo che non è bravo, non sto dicendo che. Sto dicendo che preferisco non ascoltarlo. Però quando magari ascolti la radio e non un CD, perché tu un CD no, te lo compri, sai quello che ti ascolti. La radio e la senti, perché comunque sono canzoni. Vabbè, siamo capiti, dai. Ah, la senti la prima volta, la seconda, la terza volta. Te la impari, quindi la canticchi, poi ti rendi conto che effettivamente ci sono tre frasi ripetute. Lo so. No, siccome a me mi è stato detto, ma se non ti piace Vasco Rossi, però canti le sue canzoni. No, dai, comunque è sulla cresta dell'onda, Come Ligabue a me non piace, però. Infatti. Cioè,
E da quanti anni? Ho sentito oggi la canzone di Ligabue. Un minuto. Non riuscivo a capirlo, non lo so. Sarà perché c'ho io sarà capitato anche a voi che a mezzanotte a letto. Sapete voi come continua, birbaccioni. Comunque dai, il video di oggi termina qui. Scrivete, commentate, commentate, mettete un mi piace. Ciao.